Andrea e poi perché da quando non c'è più lui chiaramente la nostra vita si è indirizzata verso questi avvenimenti magari che possano ricordarlo facendo magari sorridere qualcuno, facendo del bene a qualche associazione. I fondi andranno per implementare una clinica mobile? Sì, perché praticamente lui nel momento delle gare frequentava come tutti i piloti assiduamente la clinica mobile dei piloti, allora noi ci sentiamo in dovere quasi di poter contribuire alla salvaguardia diciamo di questa attività, l'incremento di magari di un macchinario in più per poter rendere diciamo questa difficile vita agonistica del pilota un pochino più sollevata. Qual è secondo lei l'importanza di questa iniziativa? Ma allora l'importanza se non, oltre alla beneficenza diciamo è quella di ricordare un amico, una persona, o per me anche un avversario, un pilota che amava le moto e quando corri insieme perdi un po', per l'agonismo perdi un po' questo senso che ci lega tra noi piloti, quindi è bello ricordare Andrea che era umbro come me e penso che sia io che lui condividiamo lo stesso sogno, che era quello di vincere qualcosa di importante e quindi sono contento che Arnaldo, il papà di Andrea, abbia scelto me come umbro, soprattutto come collega e come amico di Andrea per ricordarlo sia l'anno scorso che quest'anno con una partita di beneficenza di calcio 8 come era il suo numero e quindi mi metto le scarpette e giocheremo a calcio tutti insieme. Grazie. Crepi, grazie.